la Russia sta valutando la possibilità di ritirarsi dall'accordo per esportare grano ucraino dai porti del Mar Nero, anche perché il corridoio viene utilizzato dalle forze di Kiev per lanciare attacchi droni. Lo ha affermato il presidente Vladimir Putin, citato dalle agenzie russe. Per Putin, il conflitto in Ucraina ha dimostrato che alla Russia mancano vari tipi di armi, in particolare munizioni ad alta precisione, droni e così via. Li abbiamo, ma non abbastanza, ha precisato Putin, citato dall'agenzia Interfax, durante un incontro con i corrispondenti di... Il presidente ha però aggiunto che nell'ultimo anno Mosca ha aumentato di 2,7 volte la produzione delle principali armi e di 10 volte quelle più richieste. Agenzia di stampa ANSA Prigozhin: Mosca ha cercato di distruggere Wagner World Twice. Stiamo parlando di qualcosa di fisico e intenzionale. Anche la Russia ha l'uranio impoverito, e si riserva il diritto a usarli in Ucraina se usati dalle forze Kiev, ha aggiunto Putin, commentando la notizia delle forniture queste munizioni all'Ucraina da parte Gran Bretagna e USA. In effetti, l'amministrazione Biden potrebbe fornire all'Ucraina l'uranio impoverito come equipaggiamento per i carri armati Abrams che gli Stati Uniti stanno per inviare a Kiev. Lo rivelano funzionari USA citati anonimamente dal Wall Street Journal. Il carro armato M1 Abrams è una delle armi terrestri più potenti dell'arsenale statunitense. Il conflitto in Ucraina ha dimostrato che nelle forze armate russe c'erano dei generali parquet, cioè generali di accoglienza, ma non adatti alla, ha sottolineato Putin, aggiungendo che altri ufficiali più efficienti hanno cominciato a emergere dall'ombra e dovrebbero essere promossi. Gli Stati Uniti annunciano ulteriori aiuti per 325 milioni di dollari all'Ucraina. Lo ha detto il segretario di Stato Antony Blinken, ribadendo che gli USA continuano a stare al fianco della popolazione ucraina il cui coraggio e la cui solidarietà ispirano il mondo. In una nota Blinken spiega che gli aiuti sono sotto forma di armi e attrezzature per rafforzare le forze ucraine sul campo di battaglia. La CIA aveva avvertito il governo ucraino di non attaccare il Nord Stream. L'allarme è stato lanciato lo scorso giugno dopo che la CIA ha ricevuto informazioni dall'intelligence olandese su un piano di Kiev per distruggere i gasdotti. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l'intelligence olandese avrebbe riferito alla CIA che sabotatori ucraini stavano cercando di affittare una barca sulla costa del Mar Baltico e volevano servirsi di sommozzatori per piazzare esplosivo lungo le condutture. La controffensiva ucraina continua su larga scala e utilizza riserve strategiche, ma finora non ha avuto successo in nessuno dei settori, ha sottolineato infine Putin, citato dalle agenzie di Mosca, sottolineando che le perdite delle forze ucraine nella controffensiva offensivo si avvicina al catastrofico. Secondo Putin.